Ciao a tutti, oggi vediamo dei mandrini universali, in particolare quattro modelli. Partiamo da questo. Si svita la parte davanti e si possono inserire queste ganasce, ognuna di diametro diverso. Per punte e accessori da 0,3 mm fino al più grosso 3,2 mm. In base alla punta che si vuole mettere si sceglie la ganascia corretta. Ecco, in questo caso abbiamo trovato la misura giusta, si inserisce, si avvita, si inserisce la punta e si chiude. Questo è un adattatore per avvitatori a batterie che hanno questo attacco esagonale. È molto comodo perché ci permette di utilizzare l'avvitatore come un mini trapano. Per chi fa modellismo, lavori di miniature, ora passiamo a questo mandrino universale. In questo caso non ci sono le quattro ganascette, ma è unico e chiude quasi a zero, da 0,4 a 3,5. Quindi non bisogna cambiare ogni volta in base alla punta che si utilizza, ma è unico. Anche questo ha l'attacco apposta per l'avvitatore a batterie, oppure si può montare su un mini trapano che abbia lo stesso attacco. È un quarto di pollice. Simile a questo ma un po' più grosso è quest'altro mandrino universale con lo stesso attacco. Però qui viene utilizzato per punte più grosse, da 1 mm a 6 mm. L'ultimo modello che vedremo oggi è questo. E questo è un adattatore per motorini. Anche qui ci sono le quattro ganascette di quattro diametri diversi, da 0,3 a 3,2 mm. E può essere fissato su un micromotore. C'è la sua vitina. Funziona allo stesso modo di quelli che abbiamo appena visto.
Rivediamo i quattro modelli di questo video. Se vi sono utili o siete interessati, potete visitare il sito elettronicadidattica.com, dove oltre a questi quattro tipi di mandrini troverete tanti accessori per modellismo e hobbistica. elettronicadidattica.com. Iscrivetevi al nostro canale per restare sempre informati. Elettronica Didattica. Ciao a tutti!